leggeremo il capitolo 18, dal verso 15 al verso 17. Questa è la seconda volta che il Signore, durante la sua vita, il suo ministero terreno, menziona, la seconda e l'ultima volta, che menziona espressamente la parola Chiesa. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarti, cosa dice? Dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dunque, il secondo riferimento che il Signore dà è proprio queste poche parole: dillo alla Chiesa. Quindi, cosa possiamo trarne da queste parole? Cosa vuole Gesù che noi diciamo alla sua Chiesa? Parla del problema, abbiamo visto, di un fratello, di un peccatore, siamo tutti peccatori, ma nello specifico parla di un peccatore che rifiuta di ascoltare cosa? L'ammonizione, e rifiuta di pentirsi. La sua ostinazione deve essere rivelata a chi? Dice, dillo alla Chiesa, che deve agire per fare qualcosa. Cioè la Chiesa diventa uno strumento nelle mani di Dio in questo momento. Deve agire per dissociarlo o per rimuoverlo addirittura da cosa? Rimuoverlo da ciò che è scritto su questo opuscoletto, dall'appartenenza formale proprio alla Chiesa locale. E al verso 17 dice qualcosa di veramente duro, profondo, ma duro se vogliamo, sia per te come un gentile o come un pubblicano. Dunque, che cosa presuppone o implica questo secondo riferimento alla Chiesa che il Signore dice? Molto più probabilmente di quanto possiamo immaginare, di quanto discuteremo qui in questi pochi minuti. Queste poche parole ci dicono che la Chiesa di Gesù ha sia una regola di fede, no? Qualcosa che crede, un insieme di dottrine, la parola di Dio, ma anche una regola di condotta, ai quali ci si aspetta, a quale condotta, quindi regola di fede, regola di condotta, ci si aspetta che i credenti aderenti, cioè i membri di questa Chiesa, si conformino. Quindi non siamo solo uniti nella dottrina, ma siamo insieme anche per comportarci tutti, diciamo, nello stesso modo, davanti al Signore e al mondo. E quindi un'adesione formale con linee guida chiari su chi deve essere incluso o escluso è sottintesa qui. Cioè quando dice, no, dillo alla Chiesa affinché poi possa essere considerato, cioè uno che è membro possa essere allontanato, considerato come un pagano, sta significando nient'altro che c'era prima qualcosa di ufficiale in atto, un legame ufficiale, e dopo viene rotto questo legame. E quindi sta implicando anche un'altra cosa, un processo di disciplina che si mette in essere, cioè che la Chiesa valuti i comportamenti scorretti e le convinzioni errate. Cioè, abbiamo detto, ci unisce la fede, ma ci unisce anche quello che è la condotta. Quando noi crediamo qualcosa che non è biblico, la Chiesa deve intervenire. Quando noi ci comportiamo secondo una condotta che non è biblica, la Chiesa deve intervenire. E poi com'è che la Chiesa interviene? Così? Per alzata di mano? Per maggioranza? No. Ovviamente implica, e vedremo anche in altri passi della Scrittura, questo si evince chiaramente, che ci sia una forma di governo, cioè un governo che amministri la disciplina, che amministri queste situazioni all'interno della Chiesa. E poi implica anche, vedete, quinta cosa, che ci siano delle riunioni formali dei congreganti in cui può essere discussa questa questione pertinente, no? Dillo alla Chiesa, la Chiesa si riunisce e la Chiesa deve discutere.
Quindi non è che si riunisce, diciamo, su WhatsApp, o che si mandano dei messaggi e si dice ok, cosa facciamo di questa situazione qua, no? No, si riunisce e analizza il fatto accuratamente. E poi implica, sesto aspetto, che ci siano dei conduttori riconosciuti che amministrino il tutto, non solo una forma di governo, no? Non solo una regola, ma anche delle persone fisiche che inizino, che prendano delle decisioni per la Chiesa. E in questi due passaggi, quindi, io edificherò la mia Chiesa e dillo alla Chiesa, Gesù parla di affidare alla Chiesa le chiavi del regno e di portare e di dare alla Chiesa il potere, dice, di legare e di sciogliere. La Chiesa che Gesù immagina, dunque, non è una istituzione, diciamo, astratta, inventata, no, da noi, ma è una, ha un'esistenza concreta, ha una struttura, quindi, che è visibile, ha dei membri visibili, è un organismo vivente, un'istituzione con dei membri, ma anche con dei conduttori. E i suoi membri sono impegnati, questo è molto importante, quando dice dillo alla Chiesa, significa che i membri della Chiesa sono impegnati gli uni verso gli altri. Se noi non fossimo impegnati gli uni verso gli altri, che lo diremmo a fare alla Chiesa, no? Quindi i membri sono impegnati gli uni verso gli altri, sono impegnati verso i loro conduttori e soprattutto tutti insieme siamo impegnati verso il nostro Dio uno e trino. Perché se non camminiamo secondo la sua parola e secondo la condotta di fede e di pratica cristiana, abbiamo un problema con Dio e con la Chiesa. Tutto questo ci fa pensare che per Gesù la centesima pecora è certamente importante, no? Quando lui lascia le 99 va a prendersi la centesima pecora, quella pecora che non vuole ascoltare la riprensione, che non vuole adeguarsi alla sua parola, non vuole camminare secondo i suoi principi. Ma mentre lo fa, mentre lui va a prendersi la centesima, lui non abbandona di certo le altre 99 a se stesse, no? Lui le lascia nel gregge, alla sorveglianza dei portinai, no? Dei cosiddetti guardiani, dei conduttori. E cosa fa? Una volta che si prende la pecora smarrita, quella che inizia a camminare controcorrente, non è che gli dice va bene, rimani dove sei, ti ho trovata. No, la riporta nuovamente in mezzo alle 99, la riporta nuovamente nel suo gregge. La Chiesa che Gesù edifica non è semplicemente un incontro informale di credenti in un soggiorno di una delle nostre abitazioni, dove ci possiamo trovare per pregare, condividere versetti delle scritture. I partecipanti a tali incontri informali spesso si autoconvocano, no? Diciamo, ma allora che fai tu? Vieni a casa mia oggi, leggiamo la parola, mangiamo qualcosa. Quindi siamo noi che ci chiamiamo, senza un particolare impegno. Puoi accettare, puoi rifiutare. Ci si può radunare o smettere di partecipare e uscire dalla vita di coloro, no, con cui si è coinvolti per un tempo, quando le cose, magari gli interessi non combaciano più. Ok, adesso non ce la faccio più per questo periodo, non ci verrò più a queste riunioni. Questo può succedere. La Chiesa di Cristo invece è una convocazione non tra me e te, è una convocazione divina, è Lui che ci chiama. Ecco perché nella nostra liturgia iniziamo con la chiamata all'adorazione. È Lui che ci convoca ed è fondata questa convocazione non sul nostro particolare desiderio di stare insieme, ma su una relazione pattizia, e l'abbiamo visto in Genesi 17 quest'oggi. Cioè, noi siamo insieme perché siamo sotto lo stesso patto, un patto che è vincolante tra Dio e i suoi membri. Quindi noi dobbiamo, il Signore ci chiama ad adorazione, dobbiamo venire, volenti o nolenti, ma è vincolante anche non solo tra noi e Dio, ma tra noi e noi, gli uni verso gli altri. Pensate se domani, oggi, mettiamo il caso, venite qua in chiesa e il pastore non si presenta. Pensate se venite in chiesa e l'anziano o chi è addetto ad un compito non si presenta. Quanto danno ne riceviamo dalla mancanza dell'uno o dell'altro? Ovviamente dico il pastore perché è il più, diciamo, no, in vista in un certo senso, ma credetemi, la mancanza di uno solo fa la differenza all'interno della Chiesa.
L'abbandono infatti di tale convocazione porta sempre, dice Ebrei 10, a delle conseguenze dolorose, non solo perché per chi si astiene, ma anche per chi non beneficia della presenza del proprio fratello. La Chiesa di Gesù Cristo è la stessa entità dunque che accoglie i membri, ma è la stessa entità che scomunica, che manda via i membri impenitenti. Matteo 18, 20. E che per farlo deve avere una forma di disciplina, un governo che la applica. Cioè, tutto ciò può essere fatto solo se tale Chiesa ha appunto un'appartenenza formale, una regola di fede e di condotta a cui si sottomettono i membri. No? Pensate una Chiesa dove ho una riunione in cui chi vuole entra e chi vuole se ne va. Che autorità c'è nel far rispettare la regola di fede e di vita pratica? Non c'è, perché uno arriva e se ne va, così come è arrivato se ne va. Se ciò non fosse vero, che la Chiesa ha questa appartenenza formale, la Scrittura non affermerebbe che ci si può essere esclusi, inclusi e esclusi. Cioè l'esclusione implica che si è stato incluso prima. Questo, diciamo, è chiaro? L'Apostolo Paolo infatti dice: perché devo forse giudicare io quelli di fuori? In Prima Corinzi 6 dice: ma non giudicate voi invece quelli di dentro? Cioè indica il fatto che dice: noi di quelli di fuori non ci importa niente, ma quelli di dentro, quelli che sono arrivati e fanno parte di noi, quelli siamo tenuti a giudicare, a giudicarci gli uni gli altri. L'Apostolo infatti scrive, Paolo, quando vi riunite in assemblea, come chiesa cioè, si intende lui non una riunione di convocazione così, nella casa di Tizio e di Caio, ma una assemblea formale, ufficialmente riunita sotto la direzione di qualcuno. Vedete, stiamo cercando di andare avanti. È vero che ha detto solo queste parole, ma se è vero una cosa ed è vera l'altra, poi è vera l'altra, vediamo come si sta costruendo un po' una dottrina della Chiesa che è molto più corposa delle poche parole che abbiamo letto. E questa riunione formale non deve essere confusa quindi con le riunioni private, spontanee e informali tra credenti, che sicuramente possono essere fatte in maniera interconfessionale con altri fratelli di altre denominazioni, sicuramente saranno delle benedizioni e edificheranno noi. Tuttavia, queste riunioni non sono la Chiesa che ha in mente Cristo qua, perché in quelle riunioni non può essere applicata, non puoi dire vallo a dire alla Chiesa, perché dice, non c'è disciplina o autorità che possa applicare la disciplina. Perché è nella Chiesa dove noi possiamo dipendere gli uni dagli altri e gli altri possono dipendere da noi. Dove io membro, pensate, diventando membro della Chiesa, ho promesso mediante un voto pubblico di essere lì a disposizione per te e tu hai promesso di essere qui a disposizione per me. Riusciamo a capire questo doppio, diciamo, no, promessa che ci facciamo. La Chiesa locale oggi soffre per la mancanza di una biblica ecclesiologia, cioè per una dottrina biblica della Chiesa. È ormai comune vedere una famiglia della Chiesa lasciare senza preavviso, senza spiegazioni, una tale congregazione, la sua congregazione, alla quale si è associata per anni. Purtroppo è successo, quando sono stato a Milano il pastore mi ha detto: sai, questa famiglia ci ha mandato una lettera, non vuole più partecipare dopo che abbiamo fatto questo per loro, questo, questo e quest'altro. Succede, e i membri rimasti magari si scandalizzano pensando che durante un periodo, no, anche di diciamo crisi generale, questi membri si sono anche sacrificati per questa famiglia. Dice: come? Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Sono state offerte tante preghiere per loro, abbiamo effettuato visite per incoraggiarli, gli abbiamo cucinato dei pasti, dato aiuti economici, fornito babysitting per esempio, no? Cioè aiutare con i bambini piccoli. Cioè, questo è qualcosa che normalmente la comunità fa. Poi, punto in bianco, si abbandona tutto come se niente fosse. Vedete, la mancanza di comprensione che in una chiesa locale esistano legami pattizi formali facilita questa anomalia in cui il credente si sente nel diritto di prendere
ma svincolato dal dare. Pretende di accostarsi al tavolo del Signore, della cena, ma quando non cammina come il Signore richiede, come vuole, e sente da lontano la parola disciplina ecclesiastica, perché uno dei modi in cui si disciplina un credente impenitente è vietargli di accostarsi alla cena del Signore. Quindi, quando uno sente da lontano la parola disciplina, cosa fa? Cambia congregazione. Dice, tanto, non mi vogliono qua, oppure mi vogliono disciplinare qua, me ne vado da un'altra parte. Che problema c'è? Questo perché oggi la Chiesa è vista più come una uscita settimanale al ristorante. Ah, dove vado? Vado a mangiare in quella chiesa, o in quella chiesa vado spesso perché mangio bene, no? Piuttosto invece che un impegno vincolante come lo è un matrimonio. Essere membri di Chiesa è più come un matrimonio che come un andare al ristorante, cioè si prendono degli impegni davanti a Dio e davanti ai membri. Questo non significa che una volta che divento membro sono legato vita natural durante, ovviamente, non è questo, assolutamente. Ci sono trasferimenti, ci sono diversi motivi per non far più parte della Chiesa e così via. Però esiste, dobbiamo riconoscere che esiste una grave mancanza nel nostro discepolato cristiano attuale se non siamo pienamente coscienti che dobbiamo impegnarci a costruire la Chiesa locale come Gesù l'ha immaginata. Cioè non siamo veri suoi discepoli se noi non vediamo la Chiesa per quello che è, l'istituzione che è sì spirituale ma anche visibile, quell'istituzione dove io sono responsabile verso gli altri membri e gli altri membri sono responsabili verso di me, dove io posso contare sugli altri ma gli altri possono contare anche su di me. Se Gesù è lo sposo e noi siamo la sua sposa, se Lui è la vita e noi siamo i suoi tralci, se Egli è il capo e noi siamo le membra del suo corpo, allora dobbiamo essere coscienti che non possiamo avere lo sposo senza che abbiamo anche la sposa, che è ovviamente la Chiesa. E questo è la fine del nostro punto D, e mi fermo qui prima di continuare, se ci sono domande, oppure magari di terminare direttamente qui, vediamo cosa dice la Chiesa. Dillo alla Chiesa. Domande? Allora, diciamo che la famiglia, cioè la Chiesa è la famiglia di Cristo, e noi vediamo nella famiglia umana degli aspetti che bisogna spostare, dell'educazione, cosa che adesso non c'è nella famiglia moderna, perché ciò che si vuole si fa. E naturalmente non si accettano neppure comandi, l'educazione, tutto ciò che c'è nella Chiesa. Però ecco, se noi riflettiamo, se effettivamente capiamo che la Chiesa è una famiglia, bisogna anche avere rispetto sia a chi è superiore sia alla famiglia, altrimenti non teniamoci la famiglia. Amen. Non ho niente da aggiungere se non che la famiglia, uno dei motivi per cui è stato dato la famiglia, la coppia, i figli, è per aiutarci a capire bene, meglio, il legame che c'è tra Cristo e i salvati, tra Dio e noi. Quindi anche la famiglia ci serve per discernere meglio cos'è la Chiesa. Tant'è che io spesso dico questo, ovviamente non lo dico dal pulpito di un pastore, ma lo dico come incoraggiamento nostro, come fratello. A un certo momento ho compreso che io non sono, come membro di una chiesa, non sono solo chiamato o, diciamo, membro della mia famiglia, no? Quando io metto su famiglia so che devo pagare, se ho una casa devo pagare le bollette, devo fare questo, devo fare la spesa, devo provvedere, no? E essere membro di crea chiesa significa anche questo, avere una visione giusta, allargata, per dire, ah, c'è un locale da pagare, ci sono le luci, c'è questo e quello, da dove esce tutto? Siamo noi, membri della stessa famiglia che facciamo fronte. Se c'è disponibilità facciamo questo, se non c'è disponibilità facciamo quello, se non c'è questo. Quindi ecco perché i membri, quando sono membri, poi si riuniscono e dicono, ok, cosa abbiamo fatto quest'anno delle offerte? Questo, questo e questo, cosa faremo? Questo, questo e quest'altro. No? Perché è una famiglia. Se abbiamo, facciamo. Se non abbiamo, o proviamo come averlo, o signor, o se no, non facciamo. Ecco che nella maturità nostra poi arriviamo a ragionare a questo, a sentire la Chiesa nostra, a sentirci uno disponibile per l'altro e l'altro per ovviamente l'uno, ed è una cosa meravigliosa. Quando i pesi si portano su più spalle è molto più semplice che su alcune spalle soltanto. È una chiesa forte e stabile, è una chiesa che dicono sempre fondata su famiglie stabili. Perché? Perché le famiglie stabili capiscono certe dinamiche e le portano in chiesa. Quindi diciamo che la chiesa forte è
bella è quella chiesa che è formata da quei credenti responsabili gli uni verso gli altri. Perché se vedono che io sto camminando fuori dottrina, me lo dicono, dillo la chiesa. Se vedono che io sto camminando fuori condotta cristiana, me lo dicono, dillo la chiesa. Non per cacciarmi, ma per tenermi con loro in ordine. Poi se io me ne voglio andare, fatto mio con Dio. La disciplina è sempre ristorativa, mai punitiva, quella di Cristo e della chiesa. Qualche altra... Restaurativa, scusate, ristorativa is an English, è un inglesismo applicato male all'italiano, scusate. Discipline is restorative, so to restore. Yes, so discipline does a few things. Restoring the honor of Christ, because when we sin and we are unrepentant, we dishonor Christ. We create problem to the other brothers and sisters. So what does it mean? That we take care of the honor of our brother, the offended one, but also is restorative in regarding the offensor, the one that must be brought to the order. So it's not just labeling him or her as a problem. It's just solving him, his or her problem. This way is a restoration of the dignity of Christ and the good standing of the member in the church. Is it clear? Quindi la disciplina non ha lo scopo di cacciare e scomunicare e allontanare i membri. La disciplina ha lo scopo principale di restaurare, non ristorare, restaurare l'onore di Cristo in primis, perché viene offeso l'onore di Cristo quando noi non crediamo alla verità e quando noi ci comportiamo contro l'abitudine del corpo di Cristo, della Chiesa di Cristo. Quindi restaurare l'onore di Cristo, ma anche restaurare l'onore dell'offeso. Se io ho offeso la sorella Lucetta, nella disciplina io chiedo perdono e riconosco che ho offeso lei, quindi viene riabilitata la mia posizione anche. Lei viene rionorata e io vengo riabilitato, vengo riportato all'ordine. Quando poi questo non può accadere, perché io sono talmente tanto cocciuto e duro nel cuore ormai, si arriva all'ultimo stadio anche. Matteo 18 ci sono diversi stadi, no? Che chi ha peccato parli con chi è stato oltraggiato. Se non c'è dialogo, se non c'è, lo dica alla Chiesa. Se questo non cambia, si è scomunicato. Addirittura Paolo, sapete cosa dice? Come ultimo stadio, prima Corinzi 5, sia dato in mano di Satana. Cioè, la punizione più terribile è quella di dire, di prendere il credente e di darlo nelle mani di Satana, e dire, Satana, sistemalo per le feste. Così il peccatore di Corinto fu riportato nella comunità e fu ristabilito l'onore, perché lui aveva disonorato il padre, aveva disonorato la chiesa, ma soprattutto aveva disonorato Cristo nella chiesa. E lui poi lo troviamo, che ritorna nella chiesa, salvato, perché chi è veramente salvato non perde la salvezza, ma restaurato lui e tutta la chiesa. Ecco la disciplina quanto sia importante. Ma non può applicarsi questa disciplina se non c'è qualcosa di ufficiale, perché credetemi, e posso dirvi una cosa per esperienza, anche se siamo membri ufficiali della Chiesa, troveremo sempre il modo, se vogliamo, di andarcene senza risolvere il problema. Però questa è, diciamo, una via biblica, perché succede spesso nelle Chiese riformate che quando un membro arriva da un'altra Chiesa, arriva con la lettera di referenze da parte del vecchio pastore, dice io sono Tizio Caio Sempronio, vengo da quella Chiesa e questa è la mia situazione. Noi viviamo in un contesto in cui questo non accade più, però quando escono di qua i credenti, noi li accompagniamo per dire questi sono dei credenti di buona condotta, che crescono, che amano il Signore e vanno in qualsiasi altra chiesa, saranno magari accettati. E questo è un pregio dei membri di una chiesa che fa questo, perché hanno come una specie di lettera, no? E questo faceva Paolo quando mandava i suoi visitatori, li mandava con la lettera, diceva accoglietelo. Perché non era semplice, eh? Cioè, pensate, a quell'epoca uno poteva anche presentarsi in una chiesa, le chiese erano bandite in un certo senso a quell'epoca, no? Perché erano, quando è iniziata la persecuzione, ovviamente uno poteva arrivare per dire sono un credente, invece era un mandato dall'imperatore per giustiziare i credenti. Cioè, chi sei tu? Ecco, Paolo ha scritto, lui garantisce per me. Questo l'abbiamo perso. Cosa succede? Che quando un credente non vuole andare sotto la disciplina, se ne va dall'altra chiesa e continua ad accostarsi alla cena del Signore quando non è più degno di farlo. Questo a suo problema è danno e a danno di tutta la Chiesa, perché c'è un problema in quella Chiesa quando qualcuno prende impropriamente la cena del Signore. Ed è veramente grave questo. Ecco. Allora, le persone sotto disciplina non possono partecipare alla cena del Signore. There are different level of disciplines. Ci sono differenti livelli. Si può arrivare anche a vietare la cena del Signore. So, if the unrepentant is too hard to, one of the means is to forbid him visibly to partake the Lord's Supper, to tell him, say, listen, you are not partaking in and taking part in the communion with Christ and with the fellowship of the believers. It's something very strong that is happening here. Do you see this? Cioè il punto è quando dici alla fine non ti accostare più alla cena del Signore, che magari possa capire, dici, non solo lo faccio per proteggere te, c'è una doppia protezione qua. Proteggere l'impenitente dall'avere un giudizio maggiore su di lui, ma proteggere il tavolo del Signore che è santo dall'impenitente, no?
Quindi quando ciò accade, magari dopo diversi richiami, che arriva ad applicarsi questa disciplina, si vuole dire, senti che c'è qualcosa di grave qua in atto. Tu non hai più comunione con il Signore e non hai più comunione con noi, questo significa. L'avete mai visto nelle vostre chiese qualcosa del genere? No. Sì? No? Perché non si applica più, purtroppo. Do you want me to translate? Thank you so much. Altre domande? Grazie, fratello. Per chi non è riuscito ad ascoltare, diciamo, faccio una sintesi. L'importanza di salvaguardare la purezza della Chiesa, che quando succedono degli scandali, infatti nel catechismo si parla degli scandalosi che non possono accostarsi ai sacramenti, poi se Dio ci darà grazia lo vedremo più in profondità, ma proprio perché i credenti genuini quando vedono questi scandali, non vedono una presa di posizione nella Chiesa da parte dell'autorità, finiscono per essere scandalizzati ancora di più perché succedono questi problemi, no? Dunque, sì, ne va della dignità di Cristo, della Chiesa, del non credente, che magari sa che quel credente, che si dice essere tanto credente, sta vivendo in un peccato visibile e il peccato non viene risolto o confrontato all'interno della Chiesa. Sono cose serie, sono cose veramente, diciamo, serie. Siamo sotto la lente dell'ingrandimento di questo mondo che ci guarda, no? Ecco perché è importante avere questo livello di salvaguardia. Brevemente, Matteo 18 dice, ok, succede una cosa tra me e la sorella Lucetta, nessuno la sa, ce la dobbiamo risolvere tra di noi. Primo livello. Secondo livello, io non mi pento, lei lo deve dire agli anziani. Gli anziani intervengono. Se non c'è risoluzione, allora il terzo livello è dirlo alla Chiesa. La Chiesa inizia a pregare per me. Se io non vengo, non mi ravvedo, se non c'è, allora cosa succede? Che la Chiesa deve pronunciare la scomunica. Questo non accade dall'oggi al domani, richiede del tempo. A volte richiede un anno, due anni di preghiere, di tentativi. Perché solitamente il credente impenitente inizia a non frequentare più, inizia, no? Quindi c'è tutto un processo che inizia. È seria. Però nella mia, purtroppo, diciamo, breve esperienza, ormai diversi più di una decina di anni, ho visto che poche volte la disciplina è stata restaurativa, perché il disciplinato, allora, o non c'era disciplina, o se c'era il disciplinato non voleva saperne. Sono mezzi della grazia questi, per farci crescere, non per... io credo che ci fermiamo qui, stiamo andando un po' più lentamente, però se questo è interessante non stiamo sprecando il tempo.